Ciao a tutti, sono Davide Meneghini, ho 31 anni, vivo e lavoro a Padova e sono un grandissimo tifoso della Sampdoria. Tifo Sampdoria dalla metà degli anni 90 e quando c'era la coppia Mancini-Vialli, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con la finale di Champions League, purtroppo persa con il Barcellona, da lì è nata un po' la passione per il colore blu cerchiato. Un po' la maglia mi ha conquistato, questi colori sono i miei colori preferiti, i colori della mia vita. E devo dire che la prima squadra che ho amato fin da bambina è stata la Sampdoria. Tutte le volte che in Veneto arrivava la Sampdoria, o con l'Hellas Verona o con il Padova, in amichevoli o in altre situazioni, io sono sempre andato a vederla. E devo dire che un ricordo bellissimo che ho è che quando giocava a Cassano, sì, sappiamo che carattere è un po' particolare, ma devo dire che l'ho sempre... Sì, non so, quello che trasmette... mi sembra di vedere Maradona, mi sembra di vedere Pelé, mi sembra di vedere Roberto Baggio. Quando giocava a Cassano, soprattutto nella Sampdoria, che ha avuto il suo equilibrio, per me è stata l'apoteosi, ecco. Beh, il mio idolo blucerchiato è stato sicuramente Vialli, perché comunque rappresenta una bellissima storia calcistica per tutta l'Italia. Però oggettivamente anche Cassano, Ferron, Matteo Sereni, Zenga. E però in questo momento, ecco, anche per la storia che ha avuto, io ho tantissima stima di Quagliarella e secondo me è veramente il vero leader della squadra della Sampdoria, ma è veramente un leader per tutta la, per tutti quelli che si approcciano al calcio. Devo dire che ho una stima veramente sconfinata verso Quagliarella. Vediamo, sa che sono tifoso della Sampdoria, ha scritto una mail per raccontare la mia storia e il fatto che sono tifoso della Samp. La Sampdoria mi ha contattato e devo dire che è stata un'emozione che ancora oggi provo i brividi, ecco, sulla schiena, perché oggettivamente la Sampdoria, cioè tutti, insomma, chiunque può dirlo, fa parte della storia del calcio italiano, europeo, e ed essere qui oggi al Ferraris è una cosa indescrivibile, un'emozione che veramente ho sentito le vibrazioni del campo, ho sentito le vibrazioni dei giocatori e sento proprio sotto la, ho sentito sotto la poltrona veramente il vero calcio, la vera emozione, le vere tensioni. E veramente è un'esperienza che oggettivamente la consiglio a tutti, perché ancora adesso sento i battiti pulsare dei giocatori. Io sono una persona che gli piace raggiungere i suoi obiettivi, gli piace realizzare i suoi sogni. Io sono cresciuto con i cartoni animati da Walt Disney, quindi la frase appunto di Walt che dice se puoi sognare, se puoi sognarlo puoi farlo, l'ho sempre portata dentro di me in tutte le mie attività. Sono una persona che ovviamente ha dovuto sempre lottare. In passato ho fatto anche lo speaker radiofonico in una radio regionale, intervistando tantissimi personaggi famosi, da Jerry Calà a Marco Masini, Red Canziano dei Pooh, tantissimi artisti che sono, anche Alexia che è qui della zona, e tantissimi artisti che ho potuto intervistare, che è stato un po' un sogno che si è realizzato. Dopo lavoro, che ho lavorato nel marketing e nella comunicazione per aziende, e nel 2014 sono stato eletto la prima volta e dopo la seconda volta nel 2017 come consigliere comunale di Padova, che è un ruolo che la mia città mi ha conferito e che mi ha dato anche la possibilità di presentare al Parlamento Europeo un progetto sulla disabilità, che è un tema che sento molto da vicino. E devo dire che anche il consiglio comunale di Padova, nonostante che tifo Samp, insomma, mi apprezzano lo stesso, quindi va bene così. Io sono dell'idea che gli obiettivi si possono raggiungere con grandi sacrifici, con grandi risultati, come ho fatto io e come sta facendo la Samp, come ha sempre fatto la Samp. Probabilmente non siamo persone che, non siamo gruppi di persone che gli viene regalato, dobbiamo magari sforzarci un po' di più, però alla fine ci arriviamo. È quello che auspico a tutti, di riuscire a credere in se stessi anche nonostante le tempeste, le difficoltà, tutto quello che magari quando non ci danno neanche credito che meritiamo, dobbiamo abbattere questi muri e farci forza tutti assieme.